Visto il temporale che c'è un po' in giro, buonasera, 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 buonasera a tutte. Siamo 118, potremmo essere molte di più, arriveranno, sono sicura. Una zoometta di fine mese, inizio mese, c'è stata a capì niente? Non ci capiamo niente. Siamo talmente nel marasma dei mesi continui, chiudo, incomincio, riapro, contest, giugno, conferma, qualifica dietro l'altra. Un'emozione dietro l'altra. Innanzitutto io veramente vi devo fare tanti complimenti a tutti i qualificati, a tutti quelli che credono, a tutti quelli che mangiano Just Plus, ai nuovissimi 315-320 persone nuove nel nostro team, nella nostra famiglia, che fanno crescere il nostro cuore, la nostra mazione e il nostro impegno. Noi abbiamo un impegno verso le persone. Noi abbiamo un impegno verso noi stessi, ma soprattutto un impegno verso tutte le donne, tutte le persone, tutte le famiglie che tocchiamo. Quella di lasciare un seme. Lo sapete qual è il nostro lavoro? Ispirare, dare speranza e far capire alla gente che è possibile anche per loro. Quindi benvenute alle nuove, è possibile anche per voi. Questa sera ascolterete un po' di storie, un po' di emozioni. Questa sera non parlo io. Questa sera parlano le persone che questo mese hanno spaccato, le persone che questo mese ci stanno facendo rivivere un 2018, un 2017, un 2014, dove eravamo proprio sulla cresta dell'onda. Ragazzi, sta tornando quest'onda, c'è quest'onda gigante e noi, il nostro team, ha deciso di cavalcarla. Nessuno deve rimanere a guardare quest'onda, nessuno deve aver paura di cavalcare quest'onda. Abbiamo gli strumenti, abbiamo l'emozione, abbiamo delle donne spettacolari a cui ispirarci, abbiamo degli esempi meravigliosi. Fatevi travolgere e soprattutto portate il vostro messaggio nel mondo. Mi sono bloccata, che vi dico? Mi sentite? Io vi vedo, non sento. Pamela non sente. Ditemi se mi sentite, se non mi sentite. Provo a collegarmi con il cellulare, ma ho i miei dubbi. Si blocca, si blocca, si blocca, si blocca. Vediamo, vediamo se riesco a collegarmi con il cellulare. Mi sentite? Mi sentite adesso? Meglio, ok, lascio il telefonino. Lascio il telefonino. Allora, va bene, tanto è stato registrato, quindi l'input è questo, è quello di farvi tanti complimenti. Questa sera non continuo a parlare io, ma sentiamo un po' di donne che hanno raggiunto un obiettivo che a volte sembra così lontano. Un obiettivo che sembra così impossibile per una persona che inizia da zero, però ricordati che ogni persona che parlerà questa sera, come io in primis, siamo partite dall'aprire un codice, siamo partite da conoscere Just Plus che non conoscevamo, siamo partiti da un sacco di no, costa troppo. Andiamo a sentire questa sera come è andata a finire per tante di queste persone. Innanzitutto, allora, come prima, qua io prendo quello che vedo per prima, vedo Anna Montagna, te apro. Anna, ti sento, mi sentite? sì, voglio farti tanti complimenti per questa qualifica. Un CNMQ significa 24.000 euro di payline fatturato e un bonus bloccato da 4.800 euro per una mamma, neomamma, bis, tutto da casa che ha lasciato il lavoro e ci racconta lei un po' di cose. Dici tutto, Anna, che cosa ci vuoi lasciare questa sera? Allora, innanzitutto, ragazze, sono emozionatissima perché è la prima mia Zoom che parlo davanti a tantissime persone. Vi ringrazio, grazie per l'opportunità, Sara. Vabbè, l'emozione che ancora adesso, l'adrenalina che ancora adesso c'è in casa mia.
Niente ragazze, io non me l'aspettavo, non me lo sarei mai, mai, mai aspettato. La mia qualifica è arrivata grazie a tutto il mio team, abbiamo fatto un lavoro pazzesco. Pensate che ad inizio maggio ho contattato Sara, che era il 7, mi sono andata a guardare la chat, non avevo ancora deciso nulla, mi mancava il terzo PB, la terza gamba il PB. 10.000 euro di fatturato perché mantenevo una payline intorno ai 15.000 euro e il mio team si è impegnato così tanto che grazie solo a loro ci sono arrivata. E come prima diceva Sara, mi sono licenziata, ovvero non ancora del tutto, sono tornata al lavoro il 17 febbraio dopo la maternità, dopo un anno a casa. Durissima è stata, e stare in quel posto dove non mi sentivo a mio agio, dove mi sentivo fuori luogo, dove veramente mi mancava l'aria solo a starci lì, e ho detto no, questa non è casa mia, non è più casa mia, perché io adoravo il mio lavoro, casa mia è lì dove vivo tutti i giorni insieme al mio team e insieme alle persone che aiuto giorno dopo giorno. Ragazze, questa qualifica la devo soprattutto al mio team, ma anche a me stessa, perché non me lo posso mai dimenticare. Prima di rientrare al lavoro, prima del 17 febbraio, ho avuto un colloquio con il mio titolare, dove mi ha infangato tantissimo e mi ha detto: tu non vali niente, dove vuoi arrivare? Ci stai sputtanando sui social, me ne ha dette di tutti i colori. Quindi, se questa sera vi sto raccontando questo con un nudo al cuore perché ho veramente dato l'anima in quei negozi per tanti anni dove sono stata sfruttata davvero. E per me veramente vale tantissimo, tantissimo e quando arriverò più in alto, me lo sono promessa, andrò lì fuori e dico, visto dove sono arrivato? Adesso non lo so che cosa gli dirò, che cosa mi verrà in mente. Però ragazze, credetemi, la gioia è tanta, tantissima. Continuate perché qui siete nel posto giusto. È stata Assunta, ha buttato veramente l'anima dietro di me tanto tempo per farmi aprire questo benedetto codice e un lavoro già ce l'avevo. Non volevo saperne nulla, nulla. Non avevo neanche problemi economici, a dir la verità. Però questa voglia di riscatto, di sentirmi viva, cioè io dovevo mettermi in gioco. E anche io, come tante, perché mi gioco la testa, che abbiamo paura dei social, di metterci in gioco. Invece ragazze, no, giocate, giocate, giocate la vostra partita, perché veramente qui c'è la vittoria che vorrete, sicuramente. Sara, credo di aver detto tutto, lascio la parola alle altre e non voglio rubare tanto tempo. Complimenti a te, complimenti a tutto il team. Grazie. Grazie Anna, grazie, grazie, grazie. Stavo risolvendo perché alcune non entrano. Poi, vediamo, 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 vediamo. Io vedo tutto scuro, raga, o mi scrivete perché vedo tutto scuro. Assunta, ci sei? Carmen, eccola qua. Carmen Arino, ti sto aprendo? Buongiorno. Più, così ti vedo. Ecco Carmen, ciao tutta liscia, lei è riccia, se non la riconoscete, quella riccia, 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 che si è fatta? Stasera mi sono ricordata. Allora, che dire? Sono Carmen, ho 34 anni, sono mamma Tris, l'ultima a 3 anni, sono entrata in attività 2 anni fa. Scusate, sono molto emozionata, è la prima Zoom in cui parlo, quindi mi sento il cuore a mille. Volevo dire che sono entrata in attività da più di 2 anni, ci sono stati un po' di alti e bassi. Non sto qua a dirvi quali sono stati i bassi, perché stasera voglio parlare solo delle cose belle. Voglio ringraziare in modo particolare la mia app, che è Amalia, che per me è una sorella. Voglio ringraziare in modo particolare Sara, perché una sera eravamo in chat e lei mi chiese come andava. E io gli dissi: guarda Sara, io ho questo problema, sto difficoltà, iniziava a raccontarmi delle scuse. E lei mi rispose in questo modo. Mi disse: ah, mi dispiace, tuo marito non sta lavorando.
Io in un primo momento la volevo rispondere, volevo dire guarda, ti stai sbagliando, non è così. Poi dopo ho capito la sua parola e aveva ragione, ci raccontiamo spesso tante frottole, spesso cerchiamo di giustificarci e io voglio dire che sono 6-7 mesi che ci sono entrata anima e cuore in questo lavoro, sto cercando di mettercela tutta, voglio ringraziare Juice Plus che in un primo momento, io devo dire la verità, sono entrata per quelle 300-400 euro, ma io non avevo capito. Non avevo capito, ma al di là dei soldi, io mi sento proprio viva. Mi sento che sto facendo qualcosa di bello. La mattina mi sveglio, cerco Sara sul suo profilo, mi dà carica, mi dà energia. Sono felice delle mie ragazze, sono felice che la mia incaricata ha finito di fare le pulizie a casa di una persona e ha detto voglio lavorare per Juice Plus. Sono felice di tutto questo, sono emozionata, sono gioiosa. La mattina mi sveglio già, penso alle ragazze, come cerco di pianificare la giornata. Sento che sto facendo qualcosa per me, che poi per conseguenza verrà qualcosa di meraviglioso anche per la mia famiglia. Ma sto facendo proprio qualcosa per me. Io mi sento viva, mi sento carica. Mi sento che quei sogni che avevo accantonato ci stanno e li posso realizzare. E io non so come ringraziare questa azienda. Oggi ho fatto 2 telefonate per l'attività con delle ragazze. Ho detto, guardate, loro erano un po' impaurite, come tutte. Io non lo so fare. Ho detto, guardate, io mi sento di dirvi una cosa. Questa è un'azienda che vi accompagna per mano, anche nell'attività. Vi prende per mano e vi accompagna. Non vi fa aprire il codice e vi fa stare lì allo sbaraglio, no. Abbiamo delle app fantastiche. A Sara, Amalia, mi sono dimenticata Assunta. Assunta pure ci mette anima e cuore, è sempre presente. Assunta è quella che dà lo sprint. E poi, vabbè, che dire, ho conosciuto delle ragazze meravigliose. Io ringrazio pure le mie ragazze e il mio team, che sono fantastiche. Io mi sveglio la mattina con loro e la sera mi addormento con loro. Ma soprattutto, vi ripeto, sento che sto facendo io qualcosa. Io sto combinando qualcosa di buono. Adesso sì. So che la strada è buona, che sto camminando bene, devo andare dritta e non mi devo fermare più. Basta, basta, zero scuse. Mettete la tettini. Questo in pratica, in una parola si riassume. Soddisfazione! Felicità! Felicità! Io sono felice! Sono proprio felice! Sì, sì. Poi ognuno c'ha i suoi tempi. Una cosa però mi sento di dare un consiglio e lo dico io per esperienza mia personale. Non vi fermate, perché quando vi fermate col fare le azioni siete come un cane che si morde la coda. Vi sentite frustrate. Non vedete che le azioni ritornano. È proprio un cane che si morde la coda. Voi fate tutto quello che c'è da fare senza pensare a quello che ne viene. Tanto ne viene per conseguenza, basta che fate. Questo è il consiglio che io mi sento di dare a tutte. Perché per un periodo me la sono sentita questa frustrazione, invece adesso mi sento proprio felice. Mi sento felice. Ispiratevi da Sara che è stata 6 anni, anche alla ragazza che è entrata ieri. Ispiratevi perché chiunque vi può dare qualcosa. Chiunque. E soprattutto chiedete aiuto. Questo è per me. Assolutamente. C'è sempre chi c'ha una parola buona e un calcio nel culo. Grazie! Grazie tesoro mio. Allora, mi è venuta qua davanti la Sabrina. Ciao, buonasera! Questa che invece dei 5 ne ha fatte 10! La prima mio contest! A te la parola! Sì, guarda, io non ho raggiunto nessuna qualifica questo mese, ho raggiunto una cosa che mi aiuterà ad andare avanti, ho raggiunto quel focus, ho raggiunto quella carica, ho raggiunto la vera Sabrina, una Sabrina che si era addormentata perché sono diventata mamma per la terza volta, gli ormoni hanno fatto il loro lavoro benissimo, l'hanno fatto benissimo e quindi Sabrina si è addormentata ma poi... È inutile ragazze, io l'ho sempre detto, questa attività per me è stato sempre il mondo parallelo alla mia realtà. Questa è la realtà che vivo, questa è la realtà che amo, questa è la realtà in cui ho sempre trovato lo stimolo per ripartire.
non mi sono mai fermata. La terza gravidanza è stato il momento in cui mi sono fermata realmente. Non mi sono mai fermata, anzi, sono ripartita sempre nei momenti più difficili della mia vita. Però se questa volta è successo è perché non potevo esserci per gli altri se non riuscivo a esserci per me stessa. Una volta che ho trovato di nuovo lo stimolo, ho trovato la forza, ho trovato l'entusiasmo, poi mia figlia è brava, mi lascia dormire, quindi è bravissima, ho detto no, basta. Ma lo stimolo più grande, sapete qual è stato? Perché sono ripartita. Quella sfida che ha lanciato Sara Settini. 30 di voi parteciperanno al mio contest. Quando Sara organizza un contest, non ci sono santi, io ci devo essere. E ci sono. È stato lo stimolo migliore che potesse arrivare, perché io questo mese ho fatto veramente 8 incaricate, sono entrate 8 persone con me, e ogni tanto mi fermo e dico, ma perché questo mese ne ho fatte 8 e sono mesi che non faccio un Kaiser? Perché? Perché la mia mente era diversa, perché il mio atteggiamento era diverso, perché io ormai non vado a elemosinare che le persone mandino giù sprassi, io non elemosino più alle persone di entrare in attività con me. Io so che io a loro posso offrire l'unica soluzione, sono io che decido, sono io che ho la loro soluzione. Ecco perché tutto è venuto così, proprio come se ci fosse una logica nei miei discorsi. Vuoi diventare cliente Juice Plus? Ok, ti attivi il codice, ti fai il tuo ordine e poi chissà, magari da questo codice ne può venire fuori un guadagno extra. Ragazze, io ho fatte tutte così le mie 8 incaricate, quasi tutte così. Altre erano persone che mi seguivano, che erano clienti da anni e magari si sono decise. Ma perché l'hanno fatto? Non si sono decise! Che hai pensato te? Sono stata io, infatti stavo dicendo, perché è vero che noi comunichiamo attraverso il social, io non faccio neanche più tante dirette, però secondo me la gente percepisce veramente se noi stiamo facendo un post tanto perché lo dobbiamo fare o perché veramente gli stiamo comunicando qualcosa. E io in ogni post che facevo, che faccio oggi, è come se io stessi parlando al pubblico che lo leggerà. Di conseguenza io ci metto l'anima, ci metto la passione, ci metto la voglia di fare, ci metto la voglia di successo, perché io voglio avere successo. Io sono una donna ambiziosa, io ho sempre sognato di diventare una donna in carriera, io ce la devo fare, io non ci sono santi, io ce la devo fare. E io non vedo l'ora che ogni singolo membro del mio team abbia almeno il 20% della voglia che ho io di arrivare in alto. Perché non perché per il mio successo, che poi sarebbe di riflesso, ma perché so cosa vuol dire, raggiungere un obiettivo. Anche questo contest, quando io avevo già fatto le mie 5 incaricate, ho detto cazzarola, le ho già fatte, io sono nel contest di Sara. Io Sara l'amo, io sono stata una delle sue prime clienti, però ci voglio essere perché in un suo contest io ci sono. Non dovevo esserci nel primo, perché non era previsto per me. Ma io ho detto, no cavolo, io ci devo essere. E lei mi sfidò, mi disse, fai un post, se arrivi a 300 like potrai partecipare. Ho mosso mari e monti per avere 300 like io. Mi sono venduta a tutti pur di avere questi 300 like. Quindi io in quel contest ci sono entrata. E siccome so cosa vuol dire stare a contatto con Sara, so cosa vuol dire ricevere quel cazziatone, so cosa vuol dire che se dai il numero sbagliato lei si incazza, io lo so che cosa vuol dire. E allora ho detto no, io... Ho preso solo perché mi puoi aiutare. Veramente non sono masochista, non mi piace soffrire, però so cosa mi può dare il suo contributo. Ed è quello, e io voglio arrivare a questo un giorno, io voglio arrivare a quel giorno in cui le persone desidereranno di nutrirsi di me, nutrirsi della mia voglia che ho di spaccare, della mia voglia che ho di aiutare, della mia voglia che ho di farcela, ma soprattutto della mia voglia che ho di aiutare gli altri. È semplicemente questo, io questo mese ho fatto, questo ha fatto la differenza, la mia consapevolezza che io potevo aiutare le persone. E questa pandemia è stata per me lo stimolo in più per dire, mentre tutto intorno sta andando a rotoli, io cado sul morbido. E questo lo voglio dire a tutti quanti. Questo sto facendo, ragazzi, e questo continuerò a fare.
Semplicemente questo. Sono ritornata la Sabrina senza cappello, con i capelli grigi, ma sono ritornata la Sabrina di prima. Quando è tornata, che era c'era sto cappello, ma io ho detto, ma che cavolo è questa? Oddio, grazie Sabri, preparati che mi devi fare da segretaria, grazie. Insieme a Michela, sì, ho visto già che la conta, sto preparando tutto. Loro, queste sono tutte contente che sanno il contest, non hanno capito niente. Ce la sapremo raccontare in privato poi. Grazie, 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 grazie. Allora, la prossima, vediamo se trovo, non trovo nessuno. Amalia, ci sei? Assunta, ci sei? Alina, raga, non vedo, aprite queste webcam per piacere. Alina, sbracciate, chi è che doveva parlare? Oh, guarda, c'è Amalia qua giù. Eccola qui! Buonasera a tutte! Buonasera, Amalia! Complimenti! Una qualifica dietro l'altra! Un IMD significa una Bayline da 96, ma lei c'ha quasi il doppio. No, vabbè, esagerò. Però ce l'ha. Un bonus da 9.600 euro, perso il conto, regà, ciao! Ma non ce ne frega niente, la soddisfazione che non c'ha è uguali. Sto mese ha pure parlato davanti all'azienda, tutto European. Dai, Amalia, grazie. Prego, dici tutto. Buonasera a tutte, buonasera. Allora, la prima cosa importante è che quella riccia che questa sera era liscia, ragazze, è la mia Carmen, è la mia più grande soddisfazione. Mentre lei raccontava delle sue, io piangevo per lei. E questa è una cosa favolosa e bellissima. Sara, tu sai, ci tengo per tutte le mie ragazze, ma per Carmen lo dico davanti a tutte. Veramente me la sento nel cuore. Gist Plus mi ha regalato una sorella. Ci soffrivo quando a fine mese veramente lei non portava risultato, ma questo mese, come lei sai che è credente, Dio ha voluto che la qualifica la doveva fare con me, l'ha fatta con me, con Pamela, con Assunta, abbiamo festeggiato tutto il team, siamo contenti, i brividi, siamo felici, siamo contenti, ci aiutiamo, ci siamo, sarà sempre meglio. Adesso, oggi ho la consapevolezza che andrà sempre meglio, siamo in netta crescita, non ci fermeremo davanti a nulla, siamo un treno in piena, siamo tanta roba, io mi sento come te. Finalmente ho quella carica e quell'energia che dico, mamma mia, Sara me l'ha lanciata, mi ha colpito. Veramente, guarda, mi trema la voce, sono super felice, voglio ricordare solo leggermente io chi ero. Ero una mamma, non mi mancava nulla, ero felice, ma oggi capisco che pensavo di essere felice, perché oggi mi sento soddisfatta, sicura, una mamma molto più, proprio per i miei figli, più sicura. Mi sento sicura di dare un futuro a loro migliore, mi sento che finalmente sono consapevole della donna che sono, delle capacità, perché avendo una bambina di 17 anni mi sono fermata con gli studi, con tutto, ho fatto la mamma, poi dopo ho fatto un passo indietro e ho recuperato. E io voglio dare proprio un consiglio a tutte le donne che si fermano come me per pensare alla mamma, che ci sta a assumersi le responsabilità, ma è nel momento in cui capiscono e si devono un attimo fermare e devono riprendere tutto ciò che è loro, perché la vita va vissuta uno scalino alla volta. Io ne ho saltati 10, dopo ne ho recuperati uno alla volta, ed oggi sono super contenta, super felice di avere la mia figlia. Io ho 28 e mia figlia 10 anni, quasi tra poco aprirà un codice Juist Plus da minorenne, perché lei sa tutto, è la mia compagna, mangiamo Juist Plus tutta la famiglia, seguiamo Juist Plus tutti. Io sono Sara, penso di dire tutto con poche parole. Sono sicura che questo mese farò l'altra qualifica, perché mi manca davvero pochissimo, una payline di, posso dirlo? 124.000 euro. Certo. Mi manca poco! Manca poco! Poi ci siamo incontrate con Sara sabato, abbiamo mangiato insieme
e mi ha dato ancora più carica energia, mi serviva veramente, e magari là verso una decina di, tra una decina di giorni direi anche a trovare a te, così mi dai un altro un po' di carica, arrivo direttamente al PMD. Vieni! Assolutamente, grazie Amalia, grazie per tutto l'entusiasmo, questa campana di Loredana che suoniamo, sbattiamoci forte i piedi e le mani, grazie tesoro. Andiamo avanti, chiuditi pure il microfono. Alina, Geo, sbracciate o Assunta. Aspettate che mi si devono caricare le webcam perché non vi vedo. Ecco Geo, ho trovato Geo. Geo, eccola qua, t'ho aperto? No, non t'ho... T'ho aperto? Sì, penso di sì. Eccola qui, Geo! Anche questa non si ferma, mese scorso, sto mese, €144.000 di PayLine! Un bonus da 147! Perché 147? È aumentato? Io ho sorpassato! Ah sì, no, scusa, certo, no! Scusi, oddio, mi sono sbagliata! Un bonus da 19.200 euro! Sarò! Non ce ne frega niente! Non posso credere! Quello che vedo io, che io vi seguo da quando siete nate, lo sapete, Geo lo sa, finalmente vedo un cuore, vedo una cazzo di voglia di spaccare, una cazzo di voglia, questa è la mia vita, cazzo! Prego. Allora, intanto devo ringraziare te perché tanto da sempre ti seguo, anche se non ho fatto come hai fatto te, però ti seguo, sapevo che si deve fare così, dovevo farlo prima, mi pento un pochino, ma penso che ogni strada... Ogni cosa che fai nella vita ha il suo perché, devi soffrire un pochino di più che non è abbastanza. Mi presento per chi non mi conosce, sono rumena, penso che avete capito, ho 35 anni e sono in Juice Plus il 13 di giugno, faccio 4 anni e sono mega felice. È stata una strada, no, non mi sembra manco vero che si fanno 4 anni. Ma ora che sono qua da una vita, non mi sembra manco vero ciò che mi sta succedendo e mi sta succedendo senza accorgermi, perché finalmente quando metti il cuore e sei là e non vedi l'ora che crescono le tue ragazze, li vedi felici e contenti e poi a un certo punto ti accorgi, cavoli, posso farcela, posso crescere pure io con loro, e è una cosa incredibile. Sì, lo dico sempre, non è facile, ma è bello, è bellissimo, niente non è facile in questa vita, ma è così bello vivere tutte queste emozioni, renderti conto che io veramente sento che sto pagando Juice Plus per ciò che mi sta offrendo da 4 anni. Non vedo l'ora di arrivare all'ultimo step proprio per questo, per ringraziarli di cuore per ciò che fa per me, perché non esiste azienda in questo mondo, non è stato lavoro in questa vita mia, e lavoro da quando avevo 16 anni, ho avuto pure, sono stata anche amministratrice in un albergo di 4 stelle, avevo il stipendio abbastanza grande per la Romania, però nessun lavoro non mi ha pagato come mi sta pagando l'azienda, come mi sta pagando tutte queste persone meravigliose che sono qua, sì, stiamo bisticciando, sì, poi ci amiamo, poi bisticciamo, però è bellissimo, e sono senza parole, vi dico una cosa, non dovete rinunciare mai, lottate per ciò che volete ottenere. È durato 5 mesi per fare la prima mia qualifica, 5 mesi, mi stavo lasciando in quel periodo, oggi non ero qua, questo lo dico alle mie ragazze, che magari in 2 settimane hanno fatto 2 qualifiche, e a me mi ha preso 5 mesi per fare, era la Partner Plus adesso. Sì. Io stavo mollando allora, oggi ero la stessa donna che non aveva fiducia in sé, che stava lottando per un pezzo di pane per metterlo sul tavolo, non poteva tornare a casa sua, non poteva sognare, non ero ciò che ero oggi.
meritiamo di lottare, meritiamo di tenere stretto questa azienda con noi, meritiamo di amare Juice Plus e soprattutto amare le persone che ci danno la mano e vogliono cambiare vita. Grazie di cuore Sara, grazie a tutte voi che mi state sopportando e supportando, grazie a Dalina che mi ha detto la verità, perché se non mi diceva la verità li spaccavo la faccia. A proposito, quando sono arrivata in un gruppo, ero messa là da un italiano, ho cercato una rumena per vedere se è vero ciò che sta succedendo qua, perché io non ci credevo, ho detto non è vero, non può essere tanta felicità qua. Ho trovato una rumena, ho detto questa mi deve dire la verità, che se no vado a casa sua e li spacco a faccia. Mi ha detto la verità, non ci credevo lo stesso, ho detto va bene, non sarà così persa per darmi questa via e non essere vero. E da allora sono partita e anche se è stato pesante non mi sono fermata mai. Ma credetemi che vale la pena, non mollate, andate avanti che tra 2 o 3 anni direte cavoli, queste bastarde avevano ragione, oggi sto vivendo ciò che vivono loro. Grazie a tutte, basta, non dico più nulla. Ti ringrazio Sara, ringrazio grazie, a tutte voi. Grazie, oddio, un'emozione grande. E poi facciamo i complimenti perché ha fatto anche il Club 39, quindi Geo alla prossima convention sarà la serata di gala con me, con Alina e con Anna. E ci sarai anche tu, e ce ne saranno tante, tante altre. Che bello. Grazie. Grazie mille. Grazie, 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 grazie davvero. Potete capire che cos'è per me tutto questo, lo capirete quando sarete più grandi. Eccola, Lina! Dove sta? Sto aperto? Non lo so. No? Sì? Geo, chiuditi il microfono, per piacere. Buonasera Lina, direttamente dalla Rumenia, Rumenia. Oggi ho raccontato un po' la nostra storia nella diretta, Lina sarà nel contest. Alina parla questa sera perché ha raggiunto il suo club 50! Ciao a tutte! Sì, direttamente dalla Romania, pensa che qua sono le 11. Ciao, amore, lo prendi un attimo? È arrivato il piccolino perché mamma, mamma. Allora, ciao a tutti. Beh, a me penso che ormai mi conosco un po' tutti perché già da un sacco di tempo che sono qua. Sono più di 5 anni e 5 mesi, insomma. E anch'io, come tante di quelle che hanno parlato, pure io dico a tutte mai mollare perché se molli purtroppo non ci arrivi. Pure io ci ho avuto alti e bassi, come tutte quante, perché in un'attività impropria veramente è così, no? Non è che può essere tutto liscio. Però io non ho mai mollato, stavo partorendo e stavo facendo le chat. Ci ho avuto tante difficoltà, ma io ho continuato perché, insomma, volevo realizzare il mio sogno, no? Come tutte voi sapete, il mio sogno era di tornare in Romania, l'ho realizzato 2 anni fa, infatti pure io questo mese, il 23 giugno, sono anni da quando sto in Romania. Sono contenta del contest, pure io ne ho fatte quasi 10 ragazzi questo mese, e pure io sono contenta che il team cresce, sono contenta che anche Gio ha fatto MD, Executive Marketing Director, e sono contenta che il Club 39 finalmente, speriamo che arriva con noi alla gala, perché insomma lei non ci viene quasi mai per la colpa della figlia che non sa con chi lasciarla. Yes, però yes. Stavolta ci viene. Stavolta ci deve venire obbligatoriamente perché non è possibile che ci rimane a casa, quindi essere fiera che ci sono lì due persone, io e lei, insomma, straniere, con tutte le altre, insomma, veramente a me mi fa onore, perché non pensavo proprio che si poteva riuscire ad arrivare dove siamo arrivate. Ancora non siamo arrivate da nessuna parte, ci vuole ancora tanto lavoro, ci vuole ancora tante cose da fare, però io sono contenta che il team cresce, il team lavora e sicuramente speriamo che arriva pure questo PMD. Ah sì, arriva. Arriva sicuramente. Che bello. Sono proprio felice, tanto emozionata. Grazie Alina. Un bacio. Chiudetevi il microfono, vediamo.
Pamela, eccola, l'ho vista proprio davanti. Te posso aprire, Pamela? Me l'ho persa, aspettate. Pamela. Eccola. Non te muove, non ve muovete, raga. Pamela, prova ad aprire il microfono. Prova tu. Ecco. Aperto? Ci siamo, ecco Pamela. Pamela sta in giro. Non ti vedo. Mi vedi? Alina, hai chiuso il microfono tu? Aspetta, tesoro. No, vedo Alina. Non so se hai chiuso il microfono, Alina. Un attimo. Comunque ti sentiamo. Allora, Pamela, festeggiamo. Alina ha chiuso, quindi dovremmo vedere Pamela. No, non so perché. Va bene. Festeggiamo la Pami. Ci sei, Pamela? Ecco perché non la vedo. Non c'è. Aiutatemi a trovarla. Non so se gli è caduta la linea. La vedete? Assunta, preparati poi, eh. Raga, io non la vedo più. Un po' c'ho problemi anch'io di linea. Evviva questa sera. No, penso che gli è caduta la linea. Ci sono. Ah, permette allora. Qua chi è che sento lei allora che parla? Chi è? Mannaggia, non la vedo. Pamela. Aspettate, vediamo così, la trovo da qui, sta con la P di Pamela, giusto? Scusate il bello della... Buonasera, buonasera a tutti, ci sono. Oh, ecco, vediamo se ti vedo, vedo sempre Alina, quindi niente, va bene così, ti troverò tra poco. Buonasera Pamela, Pamela sta una promessa di matrimonio, comunque è voluta stare qui. Gli faccio tanti complimenti perché ha raggiunto la qualifica di CNM, dai, 48.000, ma ha chiuso con più di 60. Un bonus da, mi sono persa il conto, 9.600, quindi prima mi sono sbagliata. E ti lascio la parola, sono chiusa, aiutatemi. Ma perché non la vedo? Vabbè, io non te vedo, aspetta, Antonella, vedo Antonella. Pamela, Davide, Anmut. No, non ce l'abbiamo sullo stesso posto. Adesso mi incazzo, è colpa mia, Anmut. Non riesco. Prova tu, Pamela. Ecco. Eccomi! Buonasera, ho rubato 5 minuti, sto a una promessa di matrimonio, sono con la mia fidanzata, quella che mi ha portato in questo mondo magnifico, fantastico, sono super emozionata, penso che si vede, per me è stata una qualifica bellissima. Raggiunta senza rendermene conto, un mese fa la mia pipeline era di 30.000, due mesi di 25, quindi è volata. Questo mese ho chiuso superando i 65.000 più o meno e sono super, super, super contenta, felice veramente. Mi fa piacere di aver conosciuto questo mondo. Ero una semplice mamma, come tante mamme. Sono sicuramente in Zoom stasera, una semplice mamma che pensava ai figli, la casa, la lavatrice, la tenda da pulire. E adesso la mia vita è cambiata in meglio. Sono felice di aver dato questa opportunità a tantissime donne, sono felice di vedere le loro qualifiche ogni mese. Ho rubato questi 5 minuti proprio per esprimervi questa emozione. Per me è un'emozione grande, per me è un'emozione bella e ovviamente non mi fermo, ovviamente voglio crescere. È una cosa che mi piace, che ha cambiato la mia vita in meglio, mi ha fatto sentire più donna, non solo mamma e casalinga. Ormai penso anche a me stessa, cosa che non facevo più. La mia vita ormai era impuntata solo su quello, sull'essere una donna, una mamma. E invece adesso sogno anche per me. E questa è una cosa bella. Adoro il mio team, glielo voglio dire qui.
o perché mi stanno commentando nel gruppo, vi adoro tutte e vi voglio tutte con la mia stessa qualifica e anche di più. Dobbiamo crescere, crescere e crescere. Grazie. Grazie Pamela, grazie davvero anche di questi 5 minuti rubati nonostante non potessi. Grazie. Grazie a voi. Complimenti a te e a tutto il team, hanno fatto un casino di qualifiche. Domani vedrete la bacheca di Clara Corbetta, iniziate a tremare perché poi vi dico un po' di numeri. Allora, prima di aprire all'app di tutte queste napoletane che ha fatto EMD, io voglio aprire il microfono ad una, che non gli ho detto niente, però la devo trovare. Non so se mi aveva risposto che c'era, adesso tutte che sono, oddio, muoio, e mi sa che non la trovo perché non l'ho vista. Mi ha risposto prima? Arrivo, eh. Mi manca l'incazzatura, eh? Ogni tanto mi incazzo. Sto cerca. Non la trovo. L'ho trovata. Giorgia, apri sto microfono! Aperto. Eccola! Ti muoio! Eccola, voglio farti i complimenti davanti a tutti, davanti a 181 persone. Per il lavoro che hai fatto questo mese, sei entrata nel mio contest, hai fatto il CV, non ti sei fermata un attimo, nonostante l'hai lavorato dalla mattina alla sera. Prego, se ci vuoi dire qualcosa. Ciao a tutte, sono Giorgia, ho 36 anni, anzi no, che dico, magari una volta, quasi 39. E mi viene da piangere. Allora, sono entrata 2 anni fa in Juice Plus per caso. La persona con cui sono entrata non è più in attività e ho iniziato a seguire te, a seguire Paola. Vi ho stressato Paola. Sono andata avanti, non ho mai mollato e non mollo perché non mollo. Ho qui mio figlio davanti a me e quello che voglio è un futuro bellissimo per lui, per la mia famiglia, e so che qua la posso trovare. Lavoro in un supermercato. Scusate. No, non ti preoccupare, Gio. È normale. Lavoro tutti i giorni, faccio la macellaia, però so che qua posso realizzare dei sogni grandi e vi ringrazio a tutte. Ieri ho lottato per questo CV quando ho saputo che gli uffici avevano dato questa opportunità di un giorno in più. Per me si è aperto un mondo e ho detto ce la devo fare e ce la faccio e ce l'ho fatta anche grazie a voi. E niente, qua c'ho mio figlio che è arrivato adesso. Abbiamo fatto pure il contest, nonostante questi 2 anni di alti e bassi, di ostacoli, di tante cose, tanti impegni, non hai mai mollato, hai deciso, hai colto la palla al balzo per questo CV, quindi io volevo farti veramente i complimenti davanti a tutti del bellissimo lavoro che stai facendo. Grazie, grazie Sara, grazie a tutte. Un bacio grande, il contest, 30 giorni tutti con te, non mollo. dopo 30 giorni chiude il codice. Grazie Giorgia, un bacio grande. Grazie.
Mamma mia, quanta roba! Assù, quanta roba, quante ne ho passate, fammi apri, va assù! Apri tu un po', che mi viene da ride? Che mi viene da ride? E voglio fare i complimenti davanti a tutti! Ancora non ho telefonato, ci siamo sentiti l'altra volta! Assu, sei la mia gioia, sei la mia soddisfazione, sei la mia tigre napoletana. Tutte quelle che hanno parlato bene o male sono del tuo team. Cazzo, Assu, sono felice, te lo devo dire davanti a tutti perché te lo meriti. Te meriti tutto. Te meriti sto PMD che arriverà. Te meriti tutte ste ragazze perché non te sei fermata mai. Ci hai sempre creduto, hai sempre avuto una grande fiducia in me. E questo cazzo io ti ringrazio e ti voglio un bene della Madonna. Complimenti, Assù. Allora, grazie mille. Io sono Assunta, ho 41 anni e penso che bene o male mi conoscete tutti. Io lo sai, ti risceglierei, ti ho scelto di pancia non conoscendo il network, ma lo dico sempre ad ogni ragazza che entra con me, che io Sara la risceglierei anche oggi che ho qualche competenza, perché 4 anni sono una bella gavetta. Niente ragazze, il team lo sa e io sono una che non ha mezze misure. Per me l'attività è il regalo più bello che la vita mi potesse fare. Forse l'ho cercato io questo regalo perché volevo qualcosa in più. Mia mamma dice che io pretendo troppo da me stessa e faccio bene, perché se non pretendessi tanto non riceverei tutto quello che sto ricevendo indietro. Però come dice Sara, la differenza l'ha fatto che io non mi sono fermata mai, manco un giorno, davanti a nulla. Quando mi sono capitate le cose brutte, mi capitano ancora tuttora, questa attività, Sara, il team mi ha insegnato che la vita ti mette sempre a dura prova. E non è quello che ti accade, è come reagisci a quello che ti accade. E io ho deciso di reagire da vincente. Da vincente perché ai miei figli, alla mia famiglia, a tutte le persone che mi incontreranno, voglio lasciare un qualcosa di forte. Quando qualcuno penserà a me, dirà che palle aveva quella donna, quante ne ha passate, quante ne ha superate, e non si è mai fermata davanti a nulla. Ed è quello che io trasmetto, cerco di trasmettere ogni giorno a chi capita sulla mia strada, a mio figlio che vive con me, a tutte le ragazze del mio team. E proprio qua ho Anna di fronte. Anna, grazie a me, si è dimessa quasi dal suo lavoro principale ed è quella, è una delle mie, Sara, tu l'hai provato con me, è una delle mie più grandi soddisfazioni. È qualcosa, io ogni foto che vedo col figlio mi passano quasi le lacrime agli occhi, perché dico, ok, c'è un po'. Sì, è stata brava Anna, ma se io non avessi quasi pregata, insistito, perché ragazze, voi non lo sapete, ma quando noi vi proponiamo l'attività, noi già sappiamo se voi diventerete PMD, se voi vi fermerete al DD, se voi non farete mai un'incaricata, noi ci proviamo con chiunque, ma già sappiamo, almeno io a sentore sento tutte le mie ragazze dove arriveranno. Ovviamente è un lavoro di squadra, è un'emozione, vi dico solo che ho dimenticato di mettere la benzina stasera, io e Anna Liguori siamo rimasti a piedi con la benzina, vergognoso. Questo non ci stupisce! Ragazze, in pieno sfratto, comunque, ho detto Anna è una vergogna, le persone... Non è per i soldi, non ho tempo. E io non ho tempo di spendere i soldi che guadagno. Ma perché? Ma perché sto facendo la casa? Ma veramente, io lo stipendio del mese scorso, io non ho toccato ancora un centesimo perché non ho avuto tempo. E penso, guardo indietro, quando facevo i conti per arrivare a fine mese, grazie Sara, te lo dico con tutto il mio cuore, perché se è vero che io sono stata brava, non mi sono mai fermata, se tu non mi avessi proposto l'attività, io non sarei qui. Tu sei stato il mio esempio ogni giorno ancora, perché ogni diretta che fai mi invoglia a farla ancora, e non è scontato che una PMD Plus ogni giorno ci metta la faccia,
e di conseguenza lo faccio anch'io, perché noi siamo figli, tutti noi siamo prime linee figli di Sara, voi siete figli miei, e noi facciamo quello che fa la mamma, no? Da bambini ci addestra la mamma, e così è per il team. Vi dico l'ultima cosa e non vi rubo tempo. Io questo mese è stato il più bello della mia vita, non lo dimenticherò mai, una soddisfazione immensa. Lo sapevo che sarebbe arrivata, ma così tutto di conseguenza ho detto: Sara, mi verrà un infarto. Sara mi ha risposto subito, lo sapete, lei è cinica, nessuno è morto mai di gioia, quindi vaffanculo e queste qualifiche. Non è vero, non è vero! Sami, ragazze, non potete capire. Cioè, mi sento ancora scioccata, stupendo, lo dovete provare tutte, però la soddisfazione è più grande. Che mi ha commosso. Io domenica stavo in auto con mio padre, e mio padre ha voluto sapere io come ho conosciuto Sara. Mio padre ha voluto sapere io cosa ho provato quando ho iniziato, come ho fatto a raggiungere tutto questo. Mi ha fatto i complimenti. Mi ha fatto anche un post bellissimo. Mi ha fatto un post. I miei non mi hanno mai commentato, il mio team lo sa. E mia mamma, che è più riservata ancora di lui, mi ha detto che è orgogliosa di me, e mio padre in auto mi ha detto, io mi dispiace dirlo, vabbè, disse, per me sei più del figlio maschio, perché quello che stai facendo tu è qualcosa di spettacolare. E io ho una sorella bellissima che non ha mai voluto saperne dell'attività. Questo per farvi capire che noi siamo tutte sulla stessa barca, non c'è distinzione. Io non sono stata capace di coinvolgere mia cognata, mia sorella, le mie cugine, la mia famiglia in un'opportunità del genere. Quindi ragazze, io vi vedo tutte PMD, il mio team sa tutto PMD, chi non molla, datevi un tempo, datevi una scadenza come ho fatto io e ci arriviamo tutte. Assolutamente sì, io lo so, ne sono estremamente convinta. Guarda, l'ha dimenticato. Assunta mi ha fatto tirare in collo un anno, se non due. Due anni? No, quelle cose, io devo mangiare quelle cose? Anche no, ha detto, anche no. Però mi piaceva, mi tirava, la seguivo con questi vestiti lustrini. E io ho detto, Assu, tu sei fatta questo lavoro. Poi una volta, ad agosto, l'ho chiamata, ho deciso adesso questa deve entrare in attività con me. E quando ho deciso, è entrata in attività con me. Per questo non dovete mollare, dovete continuare. Prego. È finita la pace della mia vita, ragazzi. Lo devo dire. La mia pace è finita, le mie dormite, le mie ballate sono finite. E bisogna che anche il club 50, io quando vedevo i club 39 dicevo, come cazzo fanno questi a fare club 39? Ha fatto club 39 e club 50 insieme! Sì, è un passo proprio dal PMD, ma ci siamo riposate un attimo, se no, porca miseria, ci dicono che siamo troppo brave. grazie, Assunta, che carica, che roba, raga. Cioè, voi non ci credete, grazie. Non ci credete, ma noi siamo state come voi. Non volevamo mangiare le capsule! Ma che è quella roba? Ma che è? Il network? Ma non sono capace! Nessuno mi dirà di sì, non so vendere tutte queste cose. C'ho il culo grosso, chi mi compra a me? È così. E guardate, raga, lo dico a voi che siete con me dal 2014, dove cazzo siamo arrivate? Dove cazzo siamo arrivate, raga? Dove stiamo? Che stiamo a fare? Quante vite stiamo aiutando? Quante donne stiamo cambiando? Cioè, io sento... Non ci ho posto per sto cuore. Io non ci ho posto per sto cuore. Non ci ho posto quell'emozione. E mai avrei immaginato
a 34 anni, a 30 anni, che la mia vita potesse essere così. Quindi tu oggi magari a 30, 40, sei qui a 20 e non riesci ad immaginarti a questa qualifica, non riesci a immaginarti ad avere un team così. Però è possibile. Noi ne siamo la prova. Siamo come te, carne, ossa, ciccia e cellulite. Siamo proprio come te. Sgarri, alti e bassi, incazzature, no pazienza, bambini, strilli. Siamo proprio come te. In ognuna di voi c'è una donna, un uomo, un successo, un volere, un iter. Just Plus è arrivato nella vostra vita in questo momento, o 3 anni fa o 2 anni fa, non importa, per darvi un grande messaggio. La più grande fortuna della vostra vita è Just Plus. Non ci saranno altre fortune. Adesso ti devi dar da fare. Come ho fatto io, come ho fatto Assunta, come ho fatto Amalia, come ha fatto qualsiasi persona del nostro team, come sta facendo. Torino 2019, novembre, Roma, spaccheremo su quel palco, la nostra canzone andrà a bomba. Io non avrei mai pensato veramente di avere una cosa così grande. Quello che è stato a Torino, tutti mi hanno detto: io volevo essere su quel palco al posto tuo. Perché un team che ti dice grazie, un team che ti fa per te, è qualcosa di meraviglioso. Io ce lo siamo costruito, ognuna di voi sta costruendo un team che adora la propria app, è questo che dobbiamo duplicare. Non ce ne frega niente del pacchettuccio, non ce ne frega niente di fare una cliente per il semplice coso di fare i punti. A noi ci interessa di cambiare le vite. Questa è la strada giusta. Questo è il mood giusto. Fate le azioni sbagliate. Fate le azioni sbagliate, ma parlate con il cuore. Parlate con il cuore. Oggi non sapete parlare, non fa niente. Domani saprete parlare. Non sapevo parlare, non sapevo muovermi, non sapevo fare niente. Se vedete le mie dirette iniziali, aiuto. Ci vuole esperienza, ci vuole tempo, ci vuole cuore, ci vuole un grandissimo sogno. Visualizzate, visualizzatelo cazzo, il vostro team. Visualizzatelo di parlare davanti a 3.000 persone. Visualizzate di ascoltare i vostri PMD, che cioè io l'altro giorno ho sentito, ho visto quando ci vedremo a novembre, quando ognuno di voi sarà su quel cazzo di palco a raccontare la propria storia, prende quel cazzo di trofeo, di qualsiasi cosa. E io sto là sotto in una valle di lacrime, perché io l'unica volta che ho pianto come un rubinetto è stato quando ha fatto il PMD Anna Sisti, è andata sul palco. Vi giuro, come l'ho vista lassù, io non ho smesso un minuto di piagne. E a me a piangere non mi ci avete visto mai nessuno. Quindi so quello che mi aspetta a novembre. E quando vi vedrò sarà una valle di lacrime infinite. Tanto mi preparo, mi diverto prima. Club 30, cioè ci aspetta un casino di roba. Poi voglio organizzare un party, ci vediamo tutte quante. Perché veramente voi siete la mia felicità. E voi dovete essere la felicità di qualcun altro. Stasera non ho fatto parlare tutto, ho fatto parlare loro. Sì, te piangi, ciao. Ma che ne sapete voi, dai? Mamma mia, mica conoscete. Io non piango, infatti. Però chi mi conosce lo sa, quella volta di solo con Anna, io appena l'ho vista lassù, ho fatto la diretta mentre piangevo giù, piangevo, non sapevo più che fa. Perché è qualcosa che non gliela facevo trattenere niente, non ce la facevo a trattenere, nu cazzo, scusate la parolaccia, non si dice. Sto cercando ovviamente, no, questa non è, questa di qua ci piace di più. Noi abbiamo finito, 22, siamo precise, no, non piango io. Io sono solo felice, grazie, non vi ho detto i numeri? A
Abbiamo fatto 17 QSSC! 17! Solo il nostro team! E gli altri? 2, 3, 5? 4, 5 CQS? 4 CNMQ! Angela Vollero, Vollero, ancora non ho capito come si dice, come cognome mio! Anna Montagna, Corina Busiuk e quell'altra è Daniela Randazzo! CNM, Pamela, IMD e 2 IMD a un passo dal PMD, 90 Partner Plus, raga! ~70 SP e ~30 CV. Abbiamo sbancato l'azienda. Abbiamo sicuramente confermato il terzo mese PMD Plus. Come fa a non essere felici? Come fa a non spaccare? Giugno? Giugno, decidiamo di fare il doppio di quello che abbiamo fatto. Spacchiamo, facciamoci vedere, facciamo tremare il mondo, perché veramente un pizzico di coraggio tuo può cambiare la tua giornata. Tutti i giorni può cambiare la tua vita e la tua vita può cambiare il mondo, cazzo. E noi tutti insieme cambiamo il mondo. Adesso lo posso dire, adesso ci credo. Siamo cuore, siamo amore e siamo passione. Non ci fermerà nessuno e io sarò sempre con voi. Grazie, grazie, grazie davvero di tutte queste emozioni. Stasera parte il nostro contest. E altre nuove, perché ho detto due e magia, hanno fatto due iscrizioni, quindi si può fare due in un giorno? Porca miseria! Erika? Pamela? Angela? Poi chi era un'altra? Ah, la Sonia di Liliana Guido? Sono quattro. Funziona sta cosa? Ci divertiremo tanto e io mi divertirò tanto, 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 tanto. Ci vediamo più tardi. Grazie, grazie davvero. Vediamo questa settimana o la prossima con una bella direttina dal titolo Usatemi. Siete pronte? Usatemi. È tutta pronta per voi. Bacio, buonanotte, grazie, buon mese a tutte, spacchiamo, scrivete stasera quello che cazzo volete fare di sto mese. Obiettivo chiaro, questo, lo vedo, lo scrivo, cito a pezzo casa e lo faccio. 400, ho detto 200 il primo di maggio, mezzanotte 31 maggio, 200 franchise in Italia. Vedere, fare, visualizzare, realizzare. Questo funziona. Quindi stasera scrivete quello che volete fare. Al 30 di giugno voi l'avrete fatto. Ciao, buonanotte!